È stato presentato a Matera SparkMe, l'acceleratore d'impresa dedicato a progetti space. L'iniziativa è stata promossa da OpenET Technology SPA e cofinanziata dall'Agenzia Spaziale Italiana ASI e dall'Agenzia Spaziale Europea ESA. OpenET ha investito circa 4 milioni di euro in attività di adeguamento e recupero di infrastrutture e creazione di reti di servizio, trasformando un'officina meccanica in un contenitore di innovazione digitale destinato ad ospitare imprese che saranno selezionate con un bando internazionale. Ma ascoltiamo tutti gli attori di SparkMe. È un'iniziativa molto importante, rappresenta un punto d'eccellenza per la nostra regione, per fare in modo che i nostri cervelli, si parla sempre di cervelli in fuga, dei ragazzi che scelgono di andare via dalla Basilicata, questo diventa un grande attrattore per molte professionalità in un settore particolare che è quello dell'osservazione della Terra, delle telecomunicazioni, appunto per cui i giovani possono trovare qui un'occasione per un loro futuro. OpenET e ASI per SparkMe. Sono tre sigle importanti perché i temi dell'innovazione sono temi centrali per l'Italia, per questo paese e per lo spazio in particolare, l'ASI è molto impegnata in questo senso. OpenET è una dimostrazione di quanto si possa fare utilizzando oggi le tecnologie satellitari in modo intelligente, apre non solo la possibilità di un migliore utilizzo del territorio e delle risorse, per diciamo alle scuole in diversi ambiti territoriali, ma anche fra diversi paesi. Pensiamo al grande lavoro che sta facendo OpenET in Africa, in particolare in Kenya, che è un paese in cui l'Agenzia Spaziale Italiana con la base di Malindi vede come un paese importante, chiave per lo sviluppo dello spazio in Africa. SparkMe, la grande idea innovativa di passare a un sostegno per la fase di sviluppo dell'innovazione che non è lo start-up iniziale ma quello intermedio, è una serie di iniziative che noi sosteniamo pensando anche a quello che viene dopo, la capacità di capitale di rischio che nel nostro paese nel settore spazio deve essere ancora formulata, su cui stiamo lavorando, quindi un insieme di forti collaborazioni. Naturalmente sullo sfondo di queste cose è presente l'ESA, di cui noi siamo il terzo contributore. È un po' la dimostrazione che facendo sistema si ottiene molto. Nuovo viaggio OpenET ESA con SparkMe. Sì, un nuovo viaggio molto particolare, abbastanza diverso dagli altri, perché per la prima volta con SparkMe abbiamo una opportunità aperta ad altri progetti. Non è un progetto in se stesso, è più un progetto per futuri progetti. Quindi aperto all'innovazione, ad attrarre nuove idee, ad aiutarle a crescere e a dimostrare la loro valenza dal punto di vista del business. Quindi senz'altro una sfida nuovissima per OpenET, che per la prima volta si ritrova a fare da mentor, da coach verso degli imprenditori che sono ancora da identificare. Ancora più challenging è il fatto che non si opera solo su Matera ma si opera anche in Kenya, che apre delle sfide ma anche delle prospettive e delle potenzialità che sono assolutamente fantastiche. Anche l'Università Cattolica accanto ad OpenET per SparkMe. Esatto, noi prendiamo la parte dell'Africa, siamo ormai attivo quasi da 10 anni formando imprenditori africani e l'OpenET rappresenta una grande opportunità per portare una tecnologia che può accelerare l'innovazione delle imprese che stanno nascendo quotidianamente in Africa. Come vede l'iniziativa SparkMe di OpenET? Ma è un'iniziativa giusta al momento giusto. Direi che in questi anni, se io penso da dove siamo partiti a dove siamo arrivati oggi, è maturo, diciamo, una potenzialità enorme di mercato di prodotti spaziali di altissima qualità tecnologica. Il centro di Matera ha promosso questa capacità, ha fatto nascere intorno a sé anche una capacità locale molto importante, di primissimo piano, e quindi questa capacità deve trovare uno sfogo ampio nel mercato di sfruttamento di queste nuove tecnologie, di queste potenzialità, e OpenET è giusta, diciamo, nel momento giusto. Oggi vedo con piacere tanti esempi che vengono portati, anche l'agenzia per la navigazione, la GNSS Agency,
che si basa su un sistema di riferimento che viene materializzato a Matera. Matera, il centro di geodesia spaziale dell'Agenzia Spaziale Italiana, raccoglie i contributi di tanti centri del mondo creando un prodotto unico che è un sistema di riferimento sul quale si basano i sistemi di navigazione spaziali, tra cui quello Galileo. Questo è un esempio di come una cosa che inizialmente era ricerca pura, ricerca avanzata, poi si cala nel mercato, sulle necessità di tutti i giorni, e penso che l'iniziativa SparkMe sia oltremodo opportuna per facilitare un processo che è iniziato tanti anni fa. Io ritengo che questa iniziativa sia molto centrata con i tempi della maturità dello spazio in Europa. L'Europa sta investendo sempre di più nello spazio e quindi abbiamo bisogno che questo investimento si concretizzi in iniziative sul mercato, e che è esattamente l'obiettivo di SparkMe, e quindi ritengo che sia molto centrata sui tempi. Di quale deve essere il ruolo del mondo del credito? Fondamentale, soprattutto del credito territoriale. Io oggi ho rappresentato, anche con un pizzico di orgoglio, la Banca Popolare di Bari, che è una banca autenticamente territoriale, che è vicina ai fenomeni di crescita imprenditoriali. Noi abbiamo assecondato anche questa iniziativa, e questo acceleratore ci vedrà presenti, perché è importante assecondare questi fenomeni di crescita anche attraverso l'utilizzo di strumenti che ci sono e vanno utilizzati meglio. Noi abbiamo firmato la convenzione per Resto al Sud, che è questa importante misura governativa, utilizziamo largamente il fondo di garanzia, sono tutti strumenti che vanno sempre più portati in Basilicata.